Liberi.tv, Riccardo Cristiano, primo Pride Cosentino. Chi dobbiamo ringraziare per aver portato il Pride a Cosenza, quest'onda colorata qui a Cosenza? Lavinia Durantini, che è presidente dell'Arcigay di Cosenza. No, bisogna ringraziare Cosenza. Quindi ringraziamo perché Cosenza. Perché noi senza Cosenza non avremmo fatto niente di tutto questo. Noi oramai siamo qui da anni, cioè Arcigay c'è dal 2001, però senza questa risposta di questa Cosenza da soli non avremmo fatto veramente niente. Arcigay è fatta da poche anime, purtroppo. Però perché è una realtà che richiede di essere molto esposti, però la risposta di Cosenza è stata veramente eccezionale. Posso dire una cosa? Il comune di Cosenza non ha aderito e questo va sottolineato, però al contempo invece hanno aderito molti comuni, come per esempio il comune di San Giovanni in Fiore, il comune di Cleto, il comune di Verzino, il comune di Rende e tante associazioni, ma veramente tante, non solo di categoria, come si dice LGBT. Questo vi fa onore? Assolutamente, questo rende chiaro quanto sia a 360 gradi questa manifestazione di diritto, perché da, per esempio, la presenza di due sposi che hanno voluto essere con noi, perché la loro fotografa è una ragazza che noi conosciamo, dà l'idea di quanto sia una battaglia di diritti e di civiltà per tutti. Ha voluto essere con noi chiunque, la cittadinanza, la famiglia, la popolazione, gli ultra cosentini, l'ASP, tutti gli enti, per cui insomma è veramente un risvegliarsi della cittadinanza a 360 gradi. Siccome è una manifestazione di tutti, per tutti i diritti, senza distinzione, io vorrei ricordare che comunque il comitato Arcigay di Cosenza ha voluto da tanti anni questo Pride e alla fine però ci è riuscito, quindi io ringrazio te, Lavinia Durantini, ringrazio Silvio Cilento per le manifestazioni che avete creato in questi giorni, come l'ultima ad esempio sulle persone transgender, per creare una breccia positiva e far entrare l'arcobaleno. Grazie a voi per esserci, grazie a chiunque c'è oggi, grazie a chi marcerà con noi e chi si unirà magari mentre cammineremo per questa prima giornata di vero e pieno orgoglio, sperando che sia la prima di tante, insomma, che apra una strada di tante altre giornate così. Liberi TV, Riccardo Cristiano.